Associazione per delinquere. È l'avvocato Rizzero Angeletti, legale di oltre 200 azionisti di Banca Etruria che si sono visti azzerare i risparmi in conseguenza al decreto salvabanche del 22 novembre scorso, ad ipotizzare questo tipo di reato. È evidente che nel momento in cui i vertici di Banca Etruria e coloro che erano deputati al controllo prendono atto che l'andamento della banca è un andamento negativo dal punto di vista della salute economica e non fanno nulla, anzi, pur sapendo che le cose vanno in maniera diciamo così in discesa velocissima, mascherano, falsificano delle realtà, tanto è vero che vi è un procedimento penale per ostacolo alla vigilanza a contenuto proprio di falsificazione. Beh, vuol dire che tutti costoro erano consapevoli che attraverso le loro azioni le loro omissioni e le loro falsificazioni venivano convinti una pluralità indeterminata di investitori, i quali continuavano ad acquistare azioni e a non vendere quelle che avevano. Questo vuol dire che si aveva consapevolezza che con artifici e raggiri si inducevano le persone, ripeto, una pluralità indeterminata, a subire un danno attraverso la falsa rappresentazione della realtà. E questa, essendo una condotta posta in essere da più di due persone, a mio parere è dimostrativa della sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Intanto l'associazione Vittime del Salvabanche mercoledì incontrerà Stefano De Polis, direttore dell'unità di risoluzione e gestione delle crisi di Banca Italia.